Mario non muore, tranquilli. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia che ha ucciso più e più volte Super Mario. Ci troviamo ormai in un mondo post Super Mario 3D All Stars e la decisione di rimuovere dal commercio questa importante collection rimane per me un grandissimo passo falso da parte di Nintendo. Quindi ho deciso di ripercorrere oggi in questo video 10 volte in cui Nintendo fece dei clamorosi buchi nell'acqua, dei passi falsi che gli costarono molto caro. Negli ultimi 30 anni non ci sono state infatti solo Switch e Wii. Anzi, la storia della grande N ci ha insegnato che ad ogni successo può corrispondere uno scivolone. Queste 10 posizioni meriterebbero tutte un video approfondimento dedicato. Quindi fatemi sapere nei commenti se vorreste saperne di più a proposito di questi erroracci made in Nintendo, o se magari ne avete altri da segnalare. Come al solito, prima di iniziare vi invito a supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se volete e vi sentite dei real poracci, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i memini in HD. Eccoli qua! Preciso che quella che andremo a vedere non è una classifica e le 10 posizioni saranno organizzate non in un preciso ordine, così giusto per fare un po' più di confusione. Inizierei quindi dalla fine, dal flop che di sicuro tutti voi conoscete, la Wii U. Non basterebbe un video intero per ripercorrere tutti gli errori fatti da Nintendo con questa console. Il potenziale c'era tutto, peccato che rimase totalmente inespresso. Già dal nome non si capiva che si trattava di una nuova console, ma sembrava solo un nuovo costosissimo accessorio per la Wii. La campagna pubblicitaria non aiutò poi a vendere nel migliore dei modi una console che doveva essere rivolta agli hardcore gamer e Nintendo stessa sembrava non aver chiaro come utilizzare al meglio il paddone. Unite un prezzo in linea con la concorrenza, un hardware datato di almeno una generazione e la totale assenza del supporto third parties e la frittata è fatta. 13 milioni di unità vendute in tutto il mondo e un progetto di cui la Nintendo si è dimenticata in fretta per passare subito al suo successore. Gli errori di valutazione ne sono stati fatti parecchi nel corso degli anni. E non solo con le console, ma anche con le periferiche. Storico, infatti, è il fallimento del 64DD, un accessorio per Nintendo 64 che sulla carta avrebbe dovuto espandere notevolmente le potenzialità della console. L'idea alla base del 64DD era quella di permettere agli sviluppatori di esplorare nuovi generi altrimenti impossibili da portare su Nintendo 64. Le sue feature principali erano il supporto a dei dischi proprietari, veloci come cartucce e capienti quasi come dei CD, la possibilità di connettersi ad internet e la presenza di un real-time clock ideale per creare dei mondi di gioco persistenti anche a console spenta. Purtroppo la periferica fu annunciata nel 1996, ma uscì solo in Giappone a fine 1999. Il mondo del gaming stava cambiando radicalmente e la nuova generazione di console era alle porte. Tutti i progetti annunciati nel corso degli anni furono riconvertiti per la console base, lasciando il 64DD sostanzialmente sguarnito. L'ingombrante accessorio, grande quanto Nintendo 64, fu presto tolto dal commercio dopo appena un anno dalla sua uscita e solo 15.000 unità vendute in Giappone. Per Nintendo, uno dei più grandi flop di sempre, che ad oggi è diventato un pezzo ricercatissimo tra i collezionisti. Nintendo è famosa per proporre diverse revisioni delle sue console, in particolare di quelle di successo. Non sempre però le cose vanno come previsto e nonostante il suo nome altisonante, il Game Boy Advance Micro fu un vero flop. Il Micro doveva essere, almeno nelle intenzioni, la forma finale della linea evolutiva del Game Boy Advance. Era sostanzialmente un SP miniaturizzato, con una scocca che ricordava la forma del controller NES. Purtroppo il Micro sacrificava tantissimo in termini di ergonomia e perdeva anche alcune feature importanti come la retrocompatibilità con il Game Boy e il Game Boy Color. Nonostante questo, fu commercializzato a un prezzo superiore rispetto all'SP e in più uscì nel 2005, quando ormai l'attenzione del pubblico era tutta rivolta al DS. Si tratta a conti fatti di una delle console portatili meno vendute della storia del videogioco. Buona fortuna a recuperarne una oggi, i prezzi sono altissimi. Rimanendo sempre sul Game Boy Advance, bisogna citare assolutamente l'e-reader, una periferica di cui in realtà recentemente vi ho già parlato. Da noi in Europa questo lettore non è mai arrivato ed è un po' un peccato, anche se credo che questa scelta in realtà ci abbia fatto risparmiare tanti soldi. L'e-reader è a conti fatti il prototipo di quelli che poi sarebbero diventati anni dopo gli Amiibo.
Tramite questo accessorio per GBA era possibile scannerizzare delle carte speciali che permettevano sia di giocare dei classici della libreria Nintendo in forma un po' castrata, sia di sbloccare contenuti aggiuntivi per Game Boy Advance e GameCube. L'idea era intrigante, ma la tecnologia spartana e l'esperienza era tutt'altro che semplice ed immediata. Aggiungete che le carte non venivano regalate e non erano di facile reperibilità e che completare i set era una bella impresa, e ben presto il pubblico nordamericano si dimenticò di questa periferica. Ad oggi l'e-reader e le sue speciali card sono una vera ossessione per i collezionisti. Siamo arrivati a metà della lista e a questo punto prendiamoci un attimo di pausa dal mondo dei videogiochi. Sì, perché Nintendo è riuscita a farla grossa anche al cinema e il film ispirato al mondo di Super Mario Bros. Rimane una delle più grandi trashate partorite da Hollywood negli anni 90. Poracci, qui servirebbe veramente un approfondimento di ore e ore per elencare tutto quello che c'è di sbagliato in questo live action. Fatevi un favore e se non l'avete visto recuperatelo a tutti i costi, perché vi garantisco che ne vale la pena. Tra una storia confusionaria e scelte stilistiche incomprensibili lontanissime da quello che poi è il materiale di riferimento, Super Mario Bros. Era destinato a diventare un flop al botteghino. Oggi è considerato un cult, ma la cosa più grave è che Nintendo ci proverà di nuovo. Per il 2022 è infatti previsto un secondo live action. Staremo a vedere. Ma quello di Super Mario Bros. Non fu l'unico esperimento della grande N fatto al cinema. Nintendo mise in piedi un grandissimo stunt pubblicitario che prese il nome del piccolo grande mago dei videogame, uno spot commerciale travestito da pellicola che dura 100 minuti. E al suo interno la pubblicità più ingannevole fu la rappresentazione del Power Glove. Uscito nel 1989, un accessorio come il Power Glove sembrava provenire direttamente dal futuro. Un controller in grado di riconoscere i movimenti della mano e permettere la massima immedesimazione da parte del giocatore. In anticipo di 20 anni su concetti come la virtual reality e i motion control, Mattel e Nintendo non avevano chiaramente i mezzi e la tecnologia per proporre una periferica così avveniristica a un prezzo contenuto. A differenza da quanto mostrato in pubblicità, il Power Glove era scomodo, impreciso e sostanzialmente inutile. Un altro grande flop che durò sul mercato neanche un anno. E a proposito di NES e pubblicità ingannevole, bisogna includere nella lista anche ROB, ovvero il Robotic Operating Buddy, da molti considerato come il cavallo di Troia che permise a Nintendo di infiltrarsi all'interno del mercato nordamericano. Dopo il crollo dell'industria videoludica dell'83, il mercato era sostanzialmente morto e nessuno voleva sentire più parlare di videogiochi. Nintendo si affacciò sul mercato proponendo un'esperienza che prometteva di essere di rottura col passato, qualcosa di mai visto prima. Uno dei cardini della sua offerta ludica fu proprio ROB, il robot che avrebbe accompagnato il giocatore nelle sue avventure. Anche qui si tratta di una tecnologia interessante, ma a conti fatti più un concept che una periferica realizzata a 360 gradi. ROB risultò sostanzialmente inutilizzato all'interno della libreria NES, se non per qualche gioco, un accessorio che perse nel giro di un paio d'anni tutta l'attenzione da parte di Nintendo, che una volta insediatasi nel mercato smise di supportare attivamente la periferica, non che nessuno se ne accorse. Parlando di idee incapaci di essere supportate da una tecnologia adeguata, il Virtual Boy è forse uno degli esempi più lampanti di quanto Nintendo spesso abbia fatto il passo più lungo della gamba. La console rappresentò uno dei primi tentativi di portare il 3D e la realtà virtuale nel mondo dei videogiochi. La tecnologia era così acerba però che la console era in grado di simulare la tridimensionalità in modo molto rudimentale tramite un effetto di parallasse e le immagini generate dal chip grafico erano mostrate su un display rosso monocromatico. Aggiungeteci pure che la console era pubblicizzata come portatile, ma utilizzando il casco era praticamente impossibile muoversi, e capirete perché il Virtual Boy fu un vero e proprio disastro, dimenticato in fretta e furia per passare direttamente al lancio del Nintendo 64. Il 3D in portabilità tornerà solo molti anni dopo e in una forma decisamente più comoda, ovvero quella del 3DS. Di tutti gli errori, il più grave molto probabilmente fu quello di interrompere la collaborazione con Sony, scelta che spinse il colosso giapponese a entrare nel mercato in proprio con la sua PlayStation. Uno degli effetti collaterali però fu quello di legarsi a Philips nel tentativo di produrre una periferica per SNES che non vide mai la luce.
Da questo accordo però Philips ottenne un'importante concessione da parte di Nintendo, la possibilità di sfruttare alcune delle sue IP più famose per dei titoli che sarebbero usciti in esclusiva su CDI. Da questo improbabile matrimonio nacquero tre dei giochi più brutti di sempre, due a tema Zelda e uno con Mario come protagonista. Sono così orribili da essere famosi per essere sostanzialmente dei meme involontari. Comunque vi rimando al piccolo approfondimento che feci su Hotel Mario, un vero capolavoro. Ma chiudiamo con una nota positiva, perché non tutti i fallimenti vengono per nuocere, anzi, è proprio il caso della Radar Scope, il cabinato arcade che proiettò il nome di Shigeru Miyamoto all'interno dell'Olimpo dei game designer. Radar Scope fu uno dei primi esperimenti di Nintendo nel mondo degli arcade. Il gioco era una sorta di clone di Space Invaders e dopo un modesto lancio in Giappone nel dicembre dell'80, Minoru Arakawa decise di ordinare 3.000 cabinati da importare in America. Le spedizioni richiesero più di 4 mesi e quando le copie di Radar Scope arrivarono sul suolo nordamericano, il presidente di Nintendo of America si ritrovò con ben 2.000 cabinati invenduti. La situazione era critica e Nintendo rischiava la bancarotta. Nel tentativo disperato di riuscire a vendere Radar Scope, Arakawa chiese al presidente di Nintendo Giappone, Hiroshi Yamauchi, di sviluppare un gioco da sostituire all'interno dei cabinati, il che fu una vera manna dal cielo per Nintendo, perché un giovane Shigeru Miyamoto presentò un progetto che avrebbe cambiato per sempre la storia della compagnia. Fu così che i cabinati di Radar Scope furono sostituiti con un nuovo software, Donkey Kong, un gioco che si rivelò un successo senza precedenti. E su questa nota positiva chiudiamo una settimana fatta di scelte controverse, sparizioni e morti. Vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate questi flop e se magari siete in possesso di qualche console o periferica non proprio fortunata. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona Pasqua! Io sono il Poro Fail, Michele Tendo, ciao! Oddio, è morto Mario!